Riuscivamo a vedere gli atomi e non solo a vederli, a manipolarli, a farli muovere. Eravamo così potenti. Potevamo vedere ogni cosa, vederla davvero, tranne a volte ciò che ci stava davanti agli occhi. Sei donne che hanno cambiato il mondo, un omaggio alle pioniere in ambito scientifico e al loro contributo al progresso della società. È un bello spettacolo perché arriva molto alle persone e dà veramente il giusto valore delle donne nella scienza. Uno spettacolo ospitato dal MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. La mia vita è stata un equilibrio incessante tra il teatro, la scena, il luccichio di Hollywood, la testa, la razionalità, i libri, le invenzioni, le idee. Insomma, oltre all'essere bellissima, sono anche geniale. Sei letture da parte di attrici ed attori sulla vita e le scoperte di altrettante donne, storie inframmezzate da brani cantati e esperienze di fisica. Alcune di loro hanno avuto anche la fortuna di avere degli uomini al fianco che le hanno valorizzate, le hanno lasciato campo, ma altre no, altre sono state, diciamo, deturpate del quello che loro hanno scoperto, hanno studiato. Ma loro con grande eleganza si sono tenute da parte. Poi la storia le ha dato ragione. E quando ho detto a mio padre che volevo fare la scienziata, mi ha guardata con uno strano sorriso. Ah, capisco. E poi ha detto no. L'iniziativa è inserita all'interno del progetto Donne in Scienza per stimolare una riflessione sul tema dell'emancipazione femminile e per favorire l'affermazione della cultura di genere. Donne in Scienza è un progetto verticalissimo, viene definito, proprio perché coinvolge ragazzi dall'asilo fino alle scuole, diciamo, medie, praticamente superiori. Un progetto che ha variate e svariate sfaccettature fra arte, appunto, scienza e didattica e che occupa tantissimi gradi di età.